tecnici e diventa ufficialmente un giocatore bianconero. Da Vinovo si lancia un messaggio forte a tutte le altre squadre del campionato. La Juve c'è ed è unita. Al primo allenamento della terza fase del ritiro estivo arriva il presidente Andrea Agnelli e in cerchio parla alla squadra. Ci sono i giocatori, c'è lo staff tecnico con Conte, c'è anche l'amministratore delegato Beppe Marotta mischiato fra i giocatori. È un discorso che punta sullo spirito della vittoria e sulla juventinità, quello del numero uno, seguito dopo pochi minuti da un altro discorso, stavolta di Antonio Conte, parole ascoltate in silenzio dallo stesso presidente e dall'ultimo arrivato, Mirko Vucinic, il primo, insieme a Krasic, a entrare sul campo di Vinovo dopo una giornata molto lunga. Le visite mediche iniziano alle 8:30 di mattina alla clinica Fornaca. Barba appena tagliata, tutto deve essere perfetto per il giorno in cui firma il quadriennale con la vecchia ma sempre ambiziosa signora. Dalla clinica all'Istituto di Medicina dello Sport ad aspettarlo solo giornalisti e telecamere. Due tifosi invece lo aspetteranno fuori dalla sede dopo la firma tanto attesa. Benvenuto a Torino, Mirko! Prima dell'arrivo in corso Galleo Ferraris, il montenegrino era stato a pranzo col suo procuratore Alessandro Lucci al Caci Imperio, ristorante che si trova vicino alla sede bianconera. Dopo la firma, alla presenza di Marotta e Paratici, la corsa è verso Vinovo, dove si svolge il primo allenamento. Insieme a Pirlo negli esercizi ginici, Conte l'ha provato in attacco al centro con Luca Toni, perché non è Vucinic l'esterno che serve a Conte. Per quello Marotta deve ancora lavorare. Da Vinovo, per Sky Sport, Mecosatti.